Ben ritrovati. Dopo vari rinvii e abbandonata la strada del decreto legge, la buona scuola voluta dal presidente Renzi approda in Parlamento. Dal decreto legge al disegno di legge. Ce la farà il Parlamento a rispettare i tempi della scuola che, come si sa, inizia il 1° di settembre? Io sono contenta che Matteo Renzi abbia dato questa responsabilità al Parlamento e che il tema della scuola non venga affrontato come decreto ma come disegno di legge, perché lascia più spazio per il dialogo e la discussione. Qui è in gioco il lavoro anche delle opposizioni, è una sfida alle opposizioni, saremo costretti magari a scegliere un'altra via. Dovrebbe essere il governo a rispettare i tempi della scuola e quindi a far sì che ci siano due provvedimenti differenti, esattamente come stiamo chiedendo da diverso tempo noi del Movimento 5 Stelle, quindi uno che proceda con tempi certi e più velocemente, che riguardi solo ed esclusivamente le assunzioni, e un altro, va benissimo il disegno di legge, siamo felicissimi finalmente per una volta di non essere veramente strangolati dalla decretazione d'urgenza, un altro che è appunto un disegno di legge con tutte le altre materie. La scelta di un disegno di legge, perlomeno per la parte sull'impianto di riforma generale della scuola, è positiva. Un Renzi che ci chiede di lavorare a un disegno di legge in 4 settimane, quando avrebbe potuto tranquillamente fare un decreto per le assunzioni e lasciare il ampio respiro almeno fino al mese di giugno per quello che riguarda invece una discussione ampia. Gli scatti di anzianità rimarranno sia per i docenti che sono già di ruolo che per i nuovi? Ma noi abbiamo sempre detto che il sistema che era stato proposto nella buona scuola, dopo sole 2 settimane di consultazione, era stato modificato, perché ci eravamo resi conto che non funzionava, e questo significa che la campagna di ascolto, a differenza di quanto è sempre stato detto da chi ha voluto denigrare il lavoro che abbiamo fatto, ha invece avuto una grande funzione. Per noi l'anzianità è una parte della carriera dell'insegnante. Sono un diritto, e visto che è assolutamente illegale abolirli per legge e lasciare gli scatti di anzianità così come sono, e noi ne siamo felici perché lo abbiamo, è da 6 mesi che ci battiamo su questo tema. Intanto preferirei che finalmente si sostituisse al termine scatti di anzianità il termine che è con più adeguato, che è quello di esperienza di servizio, perché non è un premio alla vecchiaia, è un premio a un'esperienza. L'esperienza va valorizzata, e questo accade in tutti gli impieghi, sia nel pubblico che nel privato, quindi è ingiusto pensare che siano degli automatismi. Nel disegno di legge resta l'avanzamento di carriera per merito. E con quale risorse verrà finanziato? Progressione di carriera deve anche ottemperare e tenere conto di altre caratteristiche, per cui ci sono altre risorse che porteranno agli scatti di cosiddetto merito, che poi noi preferiamo considerarli degli scatti di crescita professionale del docente. Beh, deve assolutamente rimanere, e ci auguriamo che venga finanziato con risorse nuove, con risorse che non siano sempre prese dal comparto scuola, come è avvenuto ad esempio l'anno scorso, quando appunto i soldi per gli scatti stipendiali dei docenti sono stati reperiti in realtà dal Fondo del Miglioramento dell'Offerta Formativa delle Scuole. Ti bisognerebbe aggiungere il principio del merito, ma non il merito per le cose che si fanno fuori dalla classe, ma il merito per i risultati che si ottengono con una didattica competente e aggiornata. Non può che essere riconosciuto a tutti gli insegnanti. Precari, il balletto delle cifre. Quanti sono quelli che passeranno di ruolo e quanto? Tenendo conto che il testo non è ancora stato consegnato e quindi io non ho visto nei dettagli, ma la cifra sono 100.000 precari dalle gare, che sono il numero poi di precari presenti all'interno delle graduatorie ad esaurimento, che quindi verranno chiuse, per partire poi con il 2015, con le assunzioni del 2015, che consentiranno di creare il cosiddetto organico dell'autonomia, e a fianco a questi 23.000 docenti di scuola dell'infanzia che andranno in legge delega al costruire il progetto 06, quindi sono 100.000 più 23.000, per cui mi sembra un numero assolutamente consistente. A fianco a questo però ci mancheranno altri insegnanti che non possono essere assunti perché non hanno il cosiddetto titolo che consente loro di essere assunti in ruolo nello Stato,
per i quali verranno fatti i concorsi, ma che verranno presi dalle graduatorie di istituto e che insegneranno comunque a partire dal 1° settembre del 2015. Beh, sono esattamente un terzo di quelli che erano stati promessi, perché saranno 50.000 nel 2015 e altri 50.000 forse nel 2016. Dico forse perché chiaramente le risorse stanziate nella stabilità di 1 miliardo riguardavano solo l'annualità 2015. E quindi un terzo di quelle promesse, dalle 150.000 iniziali siamo passati a 50.000, riguardano solo gli docenti delle graduatorie ad esaurimento e non quelli delle graduatorie di istituto che vengono dimenticati e calpestati, e quindi noi su questo daremo sicuramente battaglia. Ecco, e questo è un altro segno della mancanza di chiarezza e di un navigare a vista che tra l'altro gioca sulla pelle delle persone. Da 150.000 sono diventati 100.000, vuol dire che sono rimasti 2/3. Nel frattempo, proprio di oggi, è la notizia che dei precari che erano stati esclusi dalle graduatorie sono stati a forza di sentenza sono stati reinseriti. In realtà il problema della precarizzazione è un vecchio problema, è un problema che ha percorso alla fine degli anni 90, ha percorso tutto il passaggio al nuovo millennio e continua a non essere affrontato come tale. In questi giorni abbiamo letto sulla stampa che verranno dati maggiori poteri ai dirigenti scolastici, fino alla nomina dei docenti senza rispetto delle graduatorie. Il sottosegretario Faraone ha anche parlato di presidi sindaci. Questo vuol dire che i presidi verranno eletti come sindaci? No, i presidi continueranno a fare il concorso per diventare dirigenti scolastici, per essere leader educativi, con una possibilità però a parità di titoli di docenti che sono già di ruolo di poter anche scegliere, chiaramente poi a discrezione dell'insegnante eventualmente scelto, l'insegnante più adatto alla tipologia di scuola. Questo significa un insegnante aggiuntivo di lingua 2, per esempio, se c'è una scuola in cui si vuole migliorare le prestazioni degli studenti perché magari c'è un'alta concentrazione di ragazzi stranieri, oppure insegnanti che possono vantare nel loro curriculum tipi di esperienze che servono per rendere il piano dell'offerta formativa della scuola veramente efficace. Beh, bella domanda questa, insomma, noi anche su questo veramente faremo una grossa battaglia, perché siamo contrarissimi alla chiamata diretta, per cui ci batteremo in tutti i modi perché questo provvedimento venga, questa misura venga stralciata dal disegno di legge. E nulla, il governo ha sicuramente intenzione di procedere in una direzione che è opposta a quella all'idea di scuola che ha il Movimento 5 Stelle, una scuola dirigenziale, una scuola manageriale dove appena viene eletto e il preside no, quindi è abbastanza contraddittorio, certo. Io non credo proprio che intendano tradurre questa pratica dei presidi sindaci in una vera soluzione democratica per la gestione della scuola, anche perché la scelta da parte dei presidi di insegnanti da albi è una scelta quanto mai, come dire, una proposta fantomatica, detta così non ci sta dicendo niente. Io comincio a essere veramente stanca di questi proclami, di queste slide, di questi slogan che non fanno bene alla scuola. La scuola si sta reggendo sul senso di responsabilità di tutti i lavoratori della scuola. Ripeto, oggi la scuola ha bisogno di serietà e non di pagliacci. Intanto oggi gli studenti hanno manifestato in tutta Italia contro la riforma della scuola e un gruppo di precari ha intrapreso da alcuni giorni lo sciopero della fame. Salve, sono Maria Mastropiero, 36 anni, 12 anni di precariato nelle graduatorie ad esaurimento nella classe di concorso A345 e in questi giorni esprimo piena solidarietà ai precari che hanno deciso di intraprendere lo sciopero della fame, che io non posso fare per motivi di salute. Lo sciopero è una forma di protesta contro la riforma della buona scuola di Renzi e soprattutto contro il piano di stabilizzazioni che si è drasticamente ridotto e che prevede uno smantellamento delle GAE e non più il loro svuotamento. Vi aspettiamo per i prossimi aggiornamenti e con un saluto da Agenda TV. Arrivederci.